110. Le premesse c'erano tutte, la sesta edizione di Macchia in Corsa non ha deluso le aspettative. 350 gli atleti che hanno preso parte alla gara, domenica pomeriggio in Piazza Elena, il pubblico delle grandi occasioni, oltre 1500 gli spettatori. Un evento che è stato molto di più di una semplice gara podistica, quello organizzato dall'associazione sportiva Freerunners Isernia, con la collaborazione del comune di Macchia e della Proloco. Madrina d'eccezione, l'atleta paralimpica Imma Cerasuolo, ai nastri di partenza tra i tanti atleti illustri da segnalare la presenza di Giovanni Grano, corridore boianese, attuale campione italiano di maratona, ed è stato proprio lui a tagliare per primo il traguardo. Tra le donne invece la vittoria è andata ad Emma Marchione, il premio speciale Lello Siravo, giovane scomparso prematuramente qualche anno fa e tanto amato dalla comunità di Macchia, è andato a Davide Testa. Ma come detto, Macchia in Corsa è stata molto di più. A fine gara, infatti, è iniziato il vero divertimento, con eventi dedicati ai più piccoli, tra cui la tradizionale gustosa merenda pane e pummarol e stand gastronomici, letteralmente presi d'assalto dai più grandi, perché si sa, l'attività fisica stimola l'appetito, e poi canti, balli e divertimento, fino a tarda notte sotto le mura del suggestivo castello baronale. Insomma, la sesta edizione di Macchia in Corsa è stata una vera e propria festa, una domenica incorniciare per il borgo alle porte di Isernia. Calato il sipario, appuntamento all'anno prossimo per una settima edizione in cui, hanno già annunciato gli organizzatori, saranno tante le novità.